stato fondato al museo il 3 dicembre del 1999 da Giulio Metto presidente, che aveva ricevuto l'eredità dal grande Pietro Accorsi. In questi 20 anni il presidente ha portato la collezione di Accorsi e l'ha arricchita con tante nuove acquisizioni. Il museo adesso ha più di 3.000 opere d'arte esposte. Queste opere d'arte sono esposte in 27 sale e in questi 20 anni abbiamo portato altre nelle sale della mostra permanente. Noi facciamo delle mostre temporanee, abbiamo fatto 38 mostre temporanee. Vengono anche le scuole a fare didattica, abbiamo avuto più di 70.000 studenti tra scuole primarie, secondarie e superiori. Abbiamo avuto più di 600.000 visitatori in questi 20 anni. Abbiamo collaborato con 92 tra musei, fondazioni e enti. Dato rilevante degli ultimi 2 anni, i social. Con l'ultima mostra di Korkos abbiamo avuto più di 200.000 contatti social da tutto il mondo. I numeri li abbiamo sentiti, dicevamo, in 20 anni, dei numeri veramente importanti. Ma perché questo museo piace così tanto, direttore? Piace tanto perché è affascinante, in parte romantica, e anche la storia che sta alla base del museo. Il museo nasce per volontà di Pietro Accorsi. Lui, a partire dagli anni 20 del Novecento, ha comprato e venduto praticamente tutto, non solamente opere d'arte barocche, ma soprattutto opere d'arte medievali. Abbiamo l'arte del Settecento, però cerchiamo di portare nelle sale del museo anche arte del Novecento. Ultimamente abbiamo avuto grandi ritorni di pubblico con le mostre sul futurismo, sul divisionismo. Quindi siete andati veramente in un altro mondo artistico. Sì, questo è importante anche per attrarre naturalmente appassionati, certamente. Certo. Ecco, tra l'altro io voglio ricordare, l'abbiamo citata, la mostra che in questo momento è in corso, L'avventura dello sguardo. Direttore, anche qui un percorso che ci porta dove? Ci fa partire da dove e ci fa arrivare dove? Allora, ci fa partire dall'Italia, l'Italia risorgimentale, l'Italia in cui nasce Korkos. Vittorio Matteo Korkos nasce a Livorno in una famiglia di ebrei nel 1859 e ci porta, ecco, attraverso appunto un percorso di 25 opere nell'Italia di fine 800 inizio 900. Korkos morirà nel 1933 in pieno ventennio fascista. Ci porta in un'Italia che sostanzialmente è l'Italia dei Savoia, è l'Italia al tempo del politicamente corretto, dove si cercava sostanzialmente di creare non solo gli italiani, cosa che si era fatta a livello politico, ma anche un'arte italiana. Quindi si cercava di unire l'intera penisola, dalle Alpi alla Sicilia, dando uno stile figurativo nel quale si potevano riconoscere tutti gli italiani. Il filo conduttore è lo sguardo. Il filo conduttore sono sostanzialmente le donne, sono gli uomini che hanno fatto grande l'Italia del periodo. È bello ormai il concetto di museo aperto, perché si pensava, no, un tempo i musei polverosi, chiusi, questi luoghi bui. No, non è così. Le scuole, i ragazzi, i giovani sono protagonisti da voi. Il nostro museo, come tu hai detto, raffinato, elegante, gioioso, colorato, bello. E i ragazzi delle scuole si trovano a loro agio, vengono, poi fanno cosa anche... Cosa fanno i ragazzi da voi? Laboratori, un po' di tutto? C'è un laboratorio, sì, e si alternano, comunque fanno anche delle parti di disegni, ma studiano le opere. E lì bisogna un po' variare la didattica, a seconda se sono delle scuole primarie, secondarie, superiori. Ma sono molto, le devo dire, che sono molto attenti e molto, molto contenti di venire. Direttore, progetti futuri, perché questo è tutto il presente, il concreto, tutto quello che si può vedere in via Po. Ma dove guardate adesso? Guardiamo al futuro, 3 sono le parole chiave: conservare, valorizzare, comunicare. Il Museo del Futuro, il Museo Accorsi Metto del Futuro, è un luogo dove non mostreremo solo, ma racconteremo chi è stato Accorsi e cosa ha fatto Ometto per ricordare la figura di Accorsi. Thank you.
We'll be right back.